Testa o croce? Testa. Testa. Barca. Il solito culo. Mi chiamo Bruno e niente, la disputa si svolgerà in queste cave che gestisco da anni con altri amici. Sono delle cave nate dall'estrazione di argilla, un tempo utilizzata per laterizi e materiale edile in genere. Poi da circa 70 anni dismesse è stato immesso poi tutto il pesce di lago, in particolare qui Bassa hanno trovato il loro habitat ideale e di pesce ce n'è veramente tanto. A me oggi toccherà purtroppo l'incombenza di fare da guida a Stefano Ruggi, che così a primo acchito non mi dà granché fiducia. Inizia la gara, non c'è storia, ciambella o non ciambella, vinco io, sicuro. Andiamo. Ehi. Pesce che si prendeva probabilmente anche a spinta il pesce, perché era posizionato il pesce in caccia. La gara è partita da un sacco, vinco io la barca, lui in ciambella, io sono più forte, sicuro. Questo libro è bellissimo. Il jig funziona. Ferito da un beccone di un uccello. Tra l'altro c'è anche una macchia nera in viso, strano. Ecco, adesso il sole si è alzato, ma la solfa non è cambiata. Prendevo prima, prendo anche adesso, quindi tutto bene. Ti fai un tempo là dentro. È la tua morte, Bruno. Sono qualunque pesce, ti sento scavare. Un altro lucio per terra. Le pinze però ce le hai tu.
saltare dentro al belly boat per piacere. Eccolo, questo è bello. Non dai. Un altro Luciano. Occhio Luciano, mi raccomando. Non diciamo niente. Sì, sì. Silenzio. Nico, altro bel bass, 2 kg. Un po' si affonda così. Guarda che diavolo. Stai fermo un secondo, io ti libero. Questo picco non bisogna dirlo, c'è la penalità anche per me, quindi silenzio massimo. Picco, bel bass questo, eh sì, 2 kg. Sta andando bene, ne sto prendendo, i pesci stanno rispondendo bene. Ecco, un bel pesce questa volta, un po' più carino di quelli di prima. Canna potentissima, l'ho estratto da una, diciamo, da un intrico di canne veramente fitto. Pesce sano, veramente un bel pesce. Adesso lo rilasciamo. Stefano, ti è andata bene che l'ho perso, altrimenti la gara era già finita. Che luce enorme, enorme, gigantesco. È uscita la coda, era bellissimo. Quasi quasi una fortuna che si sia slamato. Sembra che abbiamo indovinato il colore giusto. Aspetta Bruno, non dar mica là, eh.
Chico. Chico, questo l'ho preso jerk. Questo pesa, questo è bello, eh. Ma carino, l'ho fatto pescando a jig con un jig sempre Black Red Play col trailer, un'esca abbastanza voluminosa con una presentazione piuttosto lenta, dietro un tronco vicino a riva, ed è venuto fuori questo pescettino qua, un bel pesce, una bellissima livrea, ma quello che conta è uno in più nella nostra sfida contro Stefano. La mattina è andata bene, ho preso abbastanza, un bel numero di basse e anche qualche luccio. Ho pescato prevalentemente jig, black and red da mezz'oncia. Bella mattina, divertente, vinto io, sicuro. Sempre cercare di muovere un pesce un po'. Stamattina ho pescato un po' in tutte le maniere, ho pescato a crank, ho pescato a jig, ho pescato a Texas, ho preso un paio di pesci anche a jerk. Alla fine mi sono divertito e sono quasi sicuro che la prima manche l'ho vinta io. Anzi, sicuro.